musica classica dà paura. Arieccici a Radio Coatta Classica, la meglio radio dei tempi di Checco e Nina e Silamò. Questo che avete ascoltato era il coro a sei voci, in Letizia Popoli, Vittoria Israelet, Gloria Patris Bay, eccetera, eccetera, non vi voglio ammorbare con la tira adesso, che chiude il lamento per la morte della Vergine. Era il finale dell'Ore d'Oro Jeft, qualcuno già ci avrà sgamato questo, no, sentendolo, che era una bomba del 600 musicale italiano, proprio per prosurtra, de mix tra musica e azione drammatica. E l'autore chi è? E ce lo sapete, Giacomo Carissimi, che è nato a Marino e era fra di meglio della scuola romana, proprio uno di noi, grande, grande Carissimi, grande Giacomo. Sentiamo se c'è qualcuno in linea, pronto? Oh, DJ Spinetta! Chi sei? Grande, grande, oh, ciao, sono Arfetta! Bella per te, Arfè! Ciao, bello, sto Jeft è davvero una bomba, T'ha schiacciato, eh? Carissimi è proprio un grande, quello che ha la musica sua è una rappalla ben oltre i confini romani, ha conquistato tutti, re, principi, papi, volevano tutti, oh. Tutte le più gagliardi corti europee, oh, ma c'è anche da paura, oh. Ma lui ha preferito restare a Roma, ha capito chi era? Ha capito chi era Carissimi! Ma infatti, ma dove doveva dannare? Se sta tanto bene a Roma! E mi sa che ai tempi suoi si stava pure meglio. E comunque ha detto una cosa giusta, bravo. Sapeva chi dai i resti, Giacomo, perché lo voleva Arciduca Leopoldo Guglielmo d'Asburgo. E pure la regina, quella di Svezia, Cristina, si ha acchiappato per proteggerlo. Intanto gli faceva scrivere tutte altre opere da paura. Il sino in Inghilterra. E infatti, questo forse non lo sai, ma negli anthems della liturgia anglicana, oltre al titolo, spesso c'era scritto Adapted from Carissimi, per farti capire chi era questo. C'era Made in Italy, ha sforato proprio alla grande lì. Made in Italy, dimo pure il Made in Roma. Ma infatti, oh. Arfetta, volevo fare un bella per Giacomo. Sì, vai. Bella per Giacomo! Che grande. Ma poi dobbiamo dire che Carissimi è stato uno degli meglio a perfezionare le forme della cantata. Oh. Lui è stato tra i primi a non rendere la valle al basso continuo, gli ha dato una shakerata, capito? Una varietà di forme. A me Carissimi mi risulta perché nella sua musica c'ha grazia, c'è espressione, è spirituale, capito? È proprio spirituale, è proprio un grande. Oh. Per esempio c'è un pezzo caduto, ma mo non so se ce l'avete perché non si trova. È il Surgamus e Amus Properemus. Ho ascoltato. Ma perché ce l'hai? No, stiamo a passare a aspirapolvere sulla spiaggia, secondo te, qui a Radio Coatta Classica. Beccate questa, Surgamus e Amus Properemus. Grande!